Gara incredibile e incredibilmente nervosa all'Adriatico fra Pescara e Ascoli dopo 97 minuti che hanno regalato emozioni a raffica, oltre a 7 ammoniti e 2 espulsi. Il Pescara rallenta ancora la marcia e vede allontanarsi il Crotone, avvicinarsi alle spalle il Cesena. Non è stato il Pescara di Cagliari, ma dopo un primo tempo da censura nella ripresa ci sono state anche le occasioni per vincere la partita. Sugli spalti dell'Adriatico poco meno di 9.000 spettatori e settore ospiti desolatamente vuoto per decisione dell'osservatorio. In campo i biancazzurri si presentano con ghiotte novità nell'undici iniziale, con Coda dal primo minuto in difesa, così come Pasquato sulla tre quarti, tribuna per Cocco e panchina per Rolando Mandragora. Nell'Ascoli 11 più o meno annunciato, con Petagna unica punta di ruolo e Cacia in panchina. Si parte con un brivido in area biancazzurra al quarto, quando su angolo di Ancto Milanovic salta di testa indisturbato, colpendo però centralmente tra le braccia di Fiorillo. Ma la difesa biancazzurra è in bambola nei primi minuti e così al decimo, dopo un rinvio errato di Fiorillo e una dormita della difesa, la palla termina Iancto che mette la palla in rete per l'1-0 Ascolano. Oddo imbestialito in panchina manda a scaldarsi Fornasiera e Mandragora, mentre al dodicesimo c'è un tiro di Caprari da posizione defilata con il pallone che termina al lato. Il Pescara soffre il pressing del centrocampo marchigiano e fatica a fare breccia nella metà campo ascolana. Alla mezz'ora c'è un lampo di Gianluca Caprari che fa tutto bene, mancando con una sassata dai 25 metri di pochissimo il bersaglio grosso. I biancazzurri cercano di fare la partita, ma alla manovra adriatica manca la consueta fluidità con i minuti che trascorrono e con Oddo che perde sempre più la pazienza prima dell'intervallo, che arriva dopo una buona opportunità per i biancazzurri con un salvataggio quasi sulla linea di Mitrea su punizione di Caprari. Nella ripresa si ricomincia con Mitriza al posto di un imbarazzante Coda e con un 3-3-4 che fa rischiare grosso al Pescara, con Iancoto che fallisce ancora il 2-0 davanti a Fiorilli che salva questa volta con i piedi. Oddo capisce che i rischi sarebbero troppi e manda in campo Fornasiera al posto di un impalpabile Pasquato. L'atteggiamento del Delfino sembra più propositivo, anche se l'Ascoli non sta certo a guardare. Al dodicesimo Verre in area anziché tirare tenta il cross e fallisce una buona opportunità, con al tredicesimo ancora un'occasionissima per Almici che chiama al miracolo il portiere del Pescara Fiorillo. La gara resta aperta con le due squadre che si allungano. Al quattordicesimo si infortuna Caprari e al suo posto entra Pierluigi Cappelluzzo. Al diciassettesimo però arriva l'ennesima perla di Lapadula che sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa fulmina Lanni per l'1-1, realizzando il pari e la diciassettesima rete stagionale. Il Pescara ci crede mentre i marchigiani perdono certezze e così Cappelluzzo fa 2-1 prima del gol di Giorgi che sugli sviluppi di un calcio d'angolo pareggia di nuovo la contesa. Ma le emozioni non sono finite, perché al ventiseiesimo Milanovic colpisce a gioco fermo la Padula e finisce anzitempo sotto la doccia. In superiorità numerica i padroni di casa sono chiamati a profondere il massimo sforzo, trovando con un colpo di testa di Cappelluzzo al 33esimo il miracolo di Lanni che salva anche due minuti dopo su conclusione di Torrera. Il Pescara preme con decisione, con l'Ascoli che stringe i denti davanti a Lanni che si salva anche al 40esimo con Cappelluzzo che spreca questa volta a due metri dall'estremo ospite, così come accade al 45esimo con Benalì che manca una facile occasione. Al 91esimo viene espulso anche Giorgi per un duro fallo su Torreira. Verre al 93esimo sbaglia il 3-2 con la traversa poi di Zampano al 94esimo, prima della rissa finale fra i giocatori delle due squadre. Ma in casa biancazzurra non c'è tempo di rimuginare, perché martedì sera sarà ancora campionato con il Trapani di Serse Cosmi ospite allo Stadio Adriatico. Io sinceramente oggi sono un po' deluso. Sono deluso perché purtroppo vuol dire che siamo immaturi, non è possibile che, al di là della prestazione positiva, per prestazione intendo la voglia di vincere, la cattiveria, il coraggio che abbiamo avuto una settimana prima, non è possibile che tu non rimetti in campo dentro nella partita successiva. Avevo preannunciato che sarebbe stata una partita completamente diversa, quindi non mi riferisco alla prestazione tecnica in campo, ma a quella mentale che oggi è stata completamente sbagliata. Poi abbiamo rimediato nel secondo tempo, poi la partita era difficile da affrontare, insomma contro un 10-0 è difficile. Però difesa nel primo tempo imbarazzante, dobbiamo ripetere sempre lo stesso ritornello: questa squadra dietro senza Campagnaro soffre troppo. Perché il centrocampo siamo stati bravi nel primo tempo, davanti no. Allora facciamo che siamo 11 che siamo entrati in campo male, va.
però evidentemente qualche giocatore, forse anche Coda, non è forse nelle migliori condizioni. Rifarebbe Oddo la stessa scelta alla vigilia di questa partita? Vabbè, ma un allenatore fa le scelte in base a quello che vede in settimana. Poi se tutte le scelte che fa fossero sempre azzeccate in base a uno a quello che vede, vincerebbe tutte le partite. Poi ripeto, ma non è il problema di un singolo che sta male, che non sta al 100%, perché ci sono anche altri giocatori che magari scendono in campo che non sono in perfette condizioni. È ovvio che quando uno non è al 100% deve essere supportato dal gruppo, gruppo che oggi nel primo tempo non c'è stato. No, va bene, il calcio succede, succede alle squadre immature soprattutto, succede alle squadre che probabilmente non sono pronte per quel salto di qualità. Noi abbiamo fatto fatica sotto questo punto di vista e ripeto, l'approccio mentale che viene sbagliato è una cosa abbastanza grave. E cioè quello che mi aspettavo, è una partita completamente diversa da quella di Cagliari. Loro, ripeto, sono presentati pure, oltretutto anche a 5, era veramente un 9-1 con Petagna davanti, quindi è anche difficile fare questo tipo di partite. Poi nel secondo tempo l'abbiamo anche ribaltata, però è come se io parlo, ecco, di immaturità, perché mi riferisco anche, se vogliamo fare un esempio, è come un bambino, no? Che prende uno schiaffo, prima fa tanto casino, poi quando prende uno schiaffo si calma, e noi siamo stati questi oggi. Abbiamo preso uno schiaffo e poi in secondo tempo ci siamo svegliati un po'. Dopo il primo tempo, Oddo che cosa ha detto negli spogliatoi alla squadra? Perché nella ripresa comunque, a parte i primi 10 minuti, si è vista un'altra squadra. È di resettare il primo tempo, perché non eravamo noi, e di provare a rientrare in campo con un atteggiamento diverso. Ma sì, i punti sono relativi, nel senso che avremmo potuto fare anche molto di più, non è quello. A me preoccupa più quando vedo una squadra che non è coerente, in linea sempre con determinate prestazioni mentali. Poi la prestazione tecnica si può sbagliare, ma quella mentale non può essere sbagliata. Sono stati bravi ragazzi nell'interpretazione della partita, ma molto bravi, e meritano i complimenti per quello che hanno fatto oggi. Sì, abbiamo fatto quella scelta perché secondo noi era il modo giusto per creare dei problemi quando avevamo la palla noi e magari limitare un po' il Pescara quando era in possesso di palla. Mangia, parliamo del finale, perché negli ultimi minuti alcuni suoi giocatori hanno perso un po' la testa. Ci sono state 2 espulsioni per falli che sono sembrati abbastanza netti, e poi al 91esimo lei dirà che non ha visto nulla, però c'è stata una gazzarra indegna in mezzo al campo. No, guardate, io sulle due cose di campo non ne parlo, perché non ho mai parlato delle decisioni degli arbitri, e quindi se io dovessi dare... Sì, io le chiedevo votazione... dei falli dei suoi giocatori, non delle decisioni dell'arbitro. No, perché sarei parziale nelle valutazioni, e l'arbitro ha fatto quelle valutazioni, quelle scelte, e basta, io non le commento. Sul finale, se rivedete le immagini, vedete che io sono fermo nel cerchio di centrocampo. Quindi mi dispiace, ma io non so. Cosa ha visto? Niente, perché ero fermo nel cerchio di centrocampo. L'unica cosa che posso dirvi di aver visto, perché sarei ipocrita se non lo dico. I suoi giocatori cosa le hanno detto? No, ho visto un mio ragazzo con un taglio evidente qua sopra il naso. Quello l'ho visto, Del Fabbro. Quello l'ho visto, però non chiedetemi cosa è successo, perché non ero presente, quindi a me non piace parlare delle cose che non vedo. Ho visto, non credo che si sia tirato una gomitata da solo, però non lo so. Io prima della partita ieri qualche vostro collega mi ha chiesto se avrei firmato per il pari. Io gli ho risposto che avrei firmato per una bella prestazione della mia squadra. Io quindi sono contento della prestazione.